Buon venerdì, il vostro venerdì su Rete 8 insieme alle nostre ricette, ricette curate dalla nostra chef Letizia Monaco. Ciao, ciao a tutti. Oggi ricetta vegetariana però, giusto? Oggi una ricetta un po' vegetariana e un po' vegana, perché ne facciamo due versioni per fare contenti tutti. Per tutti, bene, bene, mi piace questa cosa. Partiamo da una base comune, poi insomma è una ricetta molto versatile. Okay. Protagonista sarà la patata, questo prodotto veramente tanto versatile che può essere utilizzato in mille modi e in questo frangente in particolare andremo a vederne un paio di versioni differenti, sì. Giusto? Sì. Allora facciamo delle patate al forno, diciamo delle patate schiacciate al forno, sì. E poi le andremo a condire in due modi diversi, quindi su una utilizzeremo un pesto e su un'altra il formaggio. Perfetto, quindi le andiamo praticamente a cuocere al forno con la buccia, sì, giusto? Allora no, queste sono già lessate, okay. Sono patate lessate portate a cottura, okay. Quindi comunque devono essere tenere e niente, poi tutto il resto lo aggiungiamo dopo. Perfetto, okay. Iniziamo allora. Allora, queste abbiamo, come dicevamo, lessate, mantenute con la buccia, magari scegliamo delle patate che non abbiano bozzoli, cose varie, insomma, una buccia abbastanza regolare e semplicemente facciamo questo lavoro. Le andiamo a schiacciare. Allora, c'è gente a cui non piace la buccia delle patate, so che non le mangia. A me piace. Però si possono mangiare, diciamolo. Sì, a me piace. Allora, intanto le mettiamo cosa qui. Cosa non va? Non lo so, chiedilo a loro. Ah, ok. No, penso un po' si impressionino sul fatto che la buccia magari non è una cosa pulita. Basta sciacquarle. Però, insomma, basta sciacquarle, sì, si può usare il bicarbonato, poi passeranno in forno a 200 gradi, quindi... Infatti, non rimane nulla. Esattamente. Allora, quindi fatto questa cosa ci andiamo a preparare i nostri due condimenti. Ok. Allora, in uno abbiamo detto che utilizzeremo del formaggio, in questo caso mettiamo della stracciatella, però possiamo usare qualsiasi tipo di formaggio che fonde fondamentalmente, quindi anche della mozzarella, della scamorza, insomma quello che vogliamo. Allora, questo lo possiamo tranquillamente rompere. Sì. Ok. Ah, quindi abbondiamo. E vai. Buona questa ricetta. Allora, non la saliamo perché comunque la patata era salata già da prima. Okay. Aggiungiamo un pochino di pepe. Sì. E l'olio lo mettiamo dopo insieme a tutto il resto. Ok. Possiamo togliere. Quest'altra. L'altra, qui dopo aggiungeremo anche delle erbe aromatiche una volta che abbiamo finito di cuocerlo. Quest'altra facciamo un pesto con olive nere, capperi, pomodori secchi, un pochino di paprika affumicata e un pochino di aglio. E viva il Mediterraneo! Esattamente. Allora, intanto gli diamo una tagliuzzata, dopo lo passiamo al mortaio. Al mortaio. Chissà perché ha questo nome, mortaio. Sembra quasi brutto. Deriva da morte, sicuramente. Mortaio. vabbè. Sarà perché comunque, insomma, una botta di questa. Bene non fa. Sostanzialmente tritura tutto quello che viene messo all'interno. Esatto. Quindi queste sono olive nere denocciolate, questi sono capperi sotto sale che abbiamo dissalato. Sai che ho un po' la mania io di capire da dove originano le parole, l'etimologia, sì, una cosa che mi interessa tanto. Sai, tu hai anche studiato, immagino. Io sì, ho studiato lingua. Appunto per quello. Sì, probabilmente per quello, sì. Allora, cominciamo a dare una pestata, poi aggiungeremo l'olio. Chiaramente lo possiamo fare anche con un frullatore, noi adesso vogliamo fare virtuosi e lo facciamo con il mortaio. No, più che altro perché una piccola quantità col frullatore effettivamente non viene bene. Vuol dire, accendere la lavatrice per un paio di calzini, non vale la pena. No, ma proprio non frullerebbe, capito? Sì, esatto. Beh, devo dire che però svolge egregiamente suo... Io questo di solito lo uso per frantumare le spezie, quando proprio devo fare tante spezie, sì, esattamente. Adesso lo dovrei anche lavare. Che dici? Sì, insieme a tutto il resto, visto che tu non mi aiuti. Esatto. Assaggia solo. Vero? Ok, sì, decido. Bello, Che bel lavoro, che bellissimo lavoro. Allora, quindi... voi che mi tentate. Ci dedichiamo a quest'altra patata. Mettiamo un po' di paprika affumicata. A me piace tantissimo la paprika anche affumicata. A me anche la paprika dolce, proprio mi piace la paprika tantissimo. Allora abbondiamo. Sì, vai, vai. Allora, mettiamo l'olio. Infatti uno dei miei piatti a base di carne preferito è il goulash. Allora, qui dobbiamo abbondare con l'olio perché dobbiamo comunque farle diventare croccanti, quindi
L'olio ci va. Così come stanno le passiamo in forno per 10 minuti, un quarto d'ora, tanto le patate sono cotte, è tutto cotto. Perfetto. Ok? Andiamo in forno. Assistente. Eccolo qua, ovviamente noi abbiamo cucinato le nostre patate con anticipo, con il dovuto anticipo, e questo è il risultato. Noi chi? Tu cosa hai fatto? Io ti ho guardato, ti ho benedetto con il mio sguardo. Allora, ci andiamo a tritare le nostre erbe aromatiche, okay. Ce le scegliamo come vogliamo, qui abbiamo prezzemolo, questa è erbaglina. Erbaglina. Come, no, questa sa di paprika affumicata però. Sì, ma tipo... Tipo erba cipollina, però sa di aglio. No, è proprio... È proprio l'erba. È proprio l'erba. Tipo l'erba cipollina. È una pianta molto carina perché in realtà è perenne, quindi se te la metti sul... Sì, sì, io ce l'ho a casa, questa è erba di casa mia in pratica. Quindi qui abbiamo prezzemolo, rosmarino, erbaglina e basilico. Chiaramente potremmo aggiungere della menta, possiamo fare quello che ci pare, insomma, del timo più o meno profumato. Sì. Sai che ultimamente ho comprato delle piante di menta tutte diverse tra di loro? Dai, oddio quanto mi piace la menta, io ho proprio la passione per la menta. Mi hanno venduto una piantina di menta chocolate. Dai. Che ricorda un pochino l'odore del cioccolato, chiaramente non potevano comprare. Certo, sì. E anche menta un'altra menta limone, infatti la sapevo, te la portavo un po'. E, allora niente, noi andiamo a mettere qui un po' che dovevamo mettere, mettiamo a crudo e su quest'altra patata andiamo a mettere il nostro pesto. Quindi fondo di paprika e sopra questo pesto, che è un pesto molto, come dire, mediterraneo. Sì, poi chiaramente anche qui possiamo utilizzare quello che vogliamo, cioè potremmo anche fare un pesto semplicemente di basilico. Sì. Un pesto con la rucola. Tradizionale. Sì, esattamente. Sì. Rucola, allora, pinoli. Vogliamo impiattare? Sì, sì, che meraviglia questo piatto, Letizia. Lo abbiamo chiamato bis di patate. E quasi quasi ti posso dire che io preferisco la versione vegana. Oh! Sì. Visto? Visto che adesso si rompe? Adesso la recuperiamo tutta. Ok. No, ce la facciamo, ce la facciamo. Questo chiaramente poi fatto con le patate più piccoline diventa una porzione un pochino più carina. Però questa è perfetta come antipasto questa patata, perché comunque si può tagliare. Quindi praticamente diciamo che con questa proporzione mangiano quattro persone. Tu pensa alle patatine novelle, tutte singole, tutto proprio come finger, quanto è molto più carino. Esatto, esatto, molto molto versatile, a me piace tantissimo. Beh, che dire, doppia versione poi, vegana e vegetariana, scegliete voi quella che più vi piace, quella che più vi rappresenta e rifatela a casa, perché adesso noi in grafica vi lasciamo le dosi e i relativi ingredienti. Ci vediamo domani. Ciao! Nell'alimentazione equilibrata non deve mancare nessun alimento, nemmeno la carne, che è ricchissima di proteine nobili, ricca di vitamina D, di vitamina E. La carne è ricca di microelementi. Non dovremmo solo mangiarla troppo, perché provoca processi proinfiammatori in eccesso e affatica il funzionamento dei reni e del fegato.